Questa seconda parte di lezione e sempre all'interno del rapporto tra etica e intelligenza artificiale, ovvero su quelli che sono gli atteggiamenti, i comportamenti responsabili di chi disegna e sviluppa questi sistemi e modelli, quindi cercando di trasferire la responsabilità umana alle macchine, perché poi vengono utilizzate per scopi e applicazioni sulle persone, andiamo ad affrontare un altro problema, che è quello della manipolazione. Ora, la manipolazione ha vari significati, in senso, per esempio, dell'ingegneria o della robotica, manipolazione da manipolo, manus, è tipica nell'automazione. Quando, per esempio, in ambito industriale abbiamo dei robot che devono compiere, dei robot che devono compiere delle operazioni ripetitive, appunto quella nei processi di produzione e fabbricazione oppure nei processi di stoccaggio, sia una macchina o un robot che compie in modo automatico o comunque con un margine di ripetizione la stessa operazione. Ecco, quel tipo di operazione si chiama manipolazione robotica. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un tipo di istruzione preprogrammata e che deve seguire quel tipo di operazione, che l'operazione è stata già decisa a priori. Da un punto di vista invece di manipolazione sull'area umana, è un approccio che prende forma dagli aspetti della psicologia, quindi ancora un'altra volta abbiamo questo incontro tra le scienze informative, le scienze ingegneria, le scienze ingegneristiche e le scienze psicologiche. Quindi c'è un'altra applicazione. In questo caso, in particolare, parliamo di quello che è la manipolazione socio-psicologica per delle scelte che siano di vario tipo. L'esempio che poi vi lascio riguarda soprattutto il condizionamento delle scelte politiche, in particolare fa riferimento alla Brexit, che quindi tramite quel referendum che a partire dal 2016 ha portato ad un significativo cambiamento per quanto riguarda la politica estera del Regno Unito. E in che modo però è intervenuta, ovvero è stata utilizzata l'intelligenza artificiale per andare a manipolare una scelta politica tramite degli strumenti sociopolitici? Ecco, quindi questo è una delle operazioni che sono state condotte non solamente da quelli che potevano essere gli strumenti sociali, ma anche e soprattutto gli strumenti della pubblicità. Ora, per quanto riguarda l'articolo di per sé, ha varie parole chiave che possono essere sia quello legato alla sicurezza, ma anche a smart homes. Smart homes che si configurano all'interno delle smart city sono tutti quell'insieme di... ci sono vari approcci. Uno è quello della sensorizzazione delle case. Pensiamo alle abitazioni in cui abbiamo comprato per esempio Cortana, oppure nel cellulare utilizziamo Siri, ecco. Quindi il sistema naturale, in quel caso l'ambiente, la casa o noi che ci spostiamo, non è predisposto naturalmente ai sistemi intelligenti di tipo artificiale, lo stiamo sensorizzando, cioè dalla nostra casa prendiamo dei prodotti e sulla base di quel substrato che abitiamo noi inseriamo delle tecnologie. Quindi siamo noi che sensorizziamo l'ambiente o sensorizziamo la nostra quotidianità tramite dispositivi indossabili. Quindi si potrebbe parlare di sensorized city o sensorized home. Quindi quando già esiste un'architettura precedente, un'idea precedente. Quando invece si parla di smart home o smart city, vuol dire che nel disegno, nell'idea della casa o della città è già prevista la presenza di tecnologie sia sensoriali che intelligenti per il supporto alla quotidianità, quindi a chi le abita, a chi compie l'attività lavorativa. Quindi quando si disegna una strada con la segnaletica, con i sensori sul manto stradale, con l'illuminazione, con il controllo dei semafori, quel tipo di viabilità, prima ancora che venga fatta, viene pensata, ideata, dotata di tecnologie sensoriali. Ecco, già qui è un salto, non si parla più di sensorizzazione degli ambienti, dei locali o delle persone, ma si parla di
sistemi smart, quindi intelligenti. Ovviamente poi c'è un ulteriore passo tra sensorized smart, un compromesso in realtà, che si chiama sensory, cioè sensoriale, ovvero sono tutte quelle tecnologie che noi possiamo utilizzare a casa con i nostri dispositivi che non solamente raccogliere il dato, ma entro una certa misura sono dotate di un sistema intelligente che quindi è in grado di elaborare quel tipo di dato, informazione ed eventualmente dare anche una risposta, un'attuazione. Quindi quel tipo di sistema, che si chiama sistema sensoriale, riceve il dato, lo elabora e fornisce una risposta che può essere sotto forma di input. Per esempio, quando il nostro smartwatch ci segnala che abbiamo una frequenza cardiaca troppo elevata, ci sta fornendo una risposta, non è solamente ricettivo. In quel caso la risposta è visualizzata su un display. Oppure, quando facciamo per esempio degli esercizi di rilassamento, lo smartwatch ci può dare delle vibrazioni con un'intensità proporzionale all'intensità, alla profondità del respiro. In quel caso la risposta legata al monitoraggio della nostra respirazione e frequenza cardiaca viene data una risposta di tipo attuativo, cioè c'è una vibrazione. Quindi questo lo fanno sia i dispositivi indossabili ma anche i dispositivi domestici intelligenti. Quando per esempio c'è un sistema di temperatura automatico che fornisce una risposta, ovvero regola la stanza in base a quello che è l'ambiente esterno, in base alla presenza dei partecipanti. Ecco, ma tutti questi strumenti raccolgono dati sulla nostra quotidianità. Quindi, ancora una volta, siamo noi a generarli, quindi non provengono la sorgente non è puramente biologica, come nel caso dei campioni biologici precedenti o dell'identità digitale, ma vengono generati dall'ambiente che abitiamo o nel quale ci troviamo per motivi di studio e lavoro. E quegli ambienti sono comunque legati alla nostra identità perché rappresentano le nostre abitudini. Per esempio, noi potremmo monitorare la presenza di un dipendente o di anche di un gruppo, di un nucleo familiare dentro un'abitazione, semplicemente in inverno monitorando lo stato di illuminazione dell'abitazione, oppure lo stato termico, cioè come le pompe di calore o riscaldamenti vengono azionati ed alimentati. Questo perché illuminazione e calore sono legati alla presenza di persone che in inverno hanno bisogno di un certo punto di benessere da un punto di vista della fisica tecnica. In quel caso, i dati legati al consumo di energia elettrica o di energia termica non provengono da noi, ma sono strettamente correlati a noi. E quindi già da questo tipo di dati è possibile, ovviamente nel rispetto della privacy, profilare un utente, in questo caso le compagnie elettriche lo fanno, tipicamente se noi andiamo a prendere una ditta romana, che possa essere di tipo ACEA, abbiamo le fasce di consumo F1, F2, F3. Ecco, che è sono degli intervalli basati sulle ore, in base all'intervallo orario abbiamo dei costi per il consumo di potenza, però si possono adottare strategie simili, molto più raffinate, con tutti questi dispositivi intelligenti, perché non solamente sono alimentati, cioè sono funzionanti, ma sono anche connessi, cioè comunicano. Quindi il tema della manipolazione ha come prerequisito, quindi manipolazione in questo caso socio-psico-politica, è fortemente legato alle nostre abitudini ambientali. E quindi anche qui no, torniamo, come al precedente esempio, quello della autorizzazione all'acquisizione e archiviazione e maneggiamento, noi utilizziamo però manipolazione, però maneggiamento, cioè elaborazione del dato, cioè veniamo profilati rispetto alle nostre abitudini domestiche o professionali. Ma questo può essere fatto anche nei veicoli che conduciamo. I veicoli tipicamente ormai sono tutti quanti dotati di GPS, le auto, le macchine, semplicemente per un fatto sia di sicurezza in caso di furto, ma anche proprio per assistenza alla guida, come il navigatore. E quindi il nostro veicolo ci traccia continuamente, traccia le nostre abitudini e noi lo autorizziamo perché ci aiuta a spostarci nel traffico in delle strade che non conosciamo, però è un'altra sorgente di dati che non proviene da noi, da un punto di vista biologico, ma proviene dalle nostre abitudini, quindi c'è un legame fortemente forte con la nostra identità. Ecco, quindi andando a combinare tutte queste popolazioni di dati e quindi utilizzando non solamente delle tecniche di analisi statistica, ma delle tecniche di intelligenza artificiale, noi siamo in grado di riconoscere
delle popolazioni con abitudini simili tra di loro. Ora, sviluppare dei modelli di intelligenza artificiale richiede comunque che ci sia entro un certo margine nei sistemi di apprendimento supervisionato una omogeneità tra i dati che vengono raccolti. Per esempio, se io volessi monitorare il mio stato di salute fisica, potrei legare ad esempio il dato della frequenza cardiaca con il dato del numero di passi al giorno, una cosa molto banale, e qualsiasi Fitbit o tracker di CRO potrebbe compiere. Quindi raccolgo il dato e poi, con una certa qualità ovviamente, poi lo elaboro con AI e ottengo un profilo sul mio stato di salute. Cioè, tanto più ho un certo range, ho una certa oscillazione di battiti cardiaci durante la giornata, tanti più passi compio durante il giorno, tanto più c'è un indice del mio stato di salute. Cioè, mi muovo, sono in stato di buona salute. E quindi questi sono dei dati che, da un punto di vista fisiologico, sono omogenizzabili tra di loro. Cioè, anche se ci sono frequenze diverse, per esempio la frequenza cardiaca ogni secondo, oppure i passi anche ogni secondo. Se però a questi dati io aggiungo il numero di accessi al mio account email o semplicemente ad internet dal mio laptop, ecco, è più complicato cercare di omogenizzare il dato frequenza cardiaca, il dato contapassi con il dato numero di accessi alle pagine internet ogni giorno. Perché? Perché semplicemente il fine settimana, non utilizzando il laptop, ho zero accessi, e quindi potrebbe significare un exitus, quindi addirittura un decesso. In realtà no, semplicemente non sono al lavoro, e qui invece con gli altri dati riesco a tirare fuori questo indice. Quindi è necessaria una omogenizzazione del dato per che sia impiegabile. Ovviamente questo qui perché sto forzando i dati che voglio impiegare, ma supponiamo che siano gli unici tre dati ai quali ho accesso. Ecco, questo tipo di operazione che cerca di mixare, proprio come se fosse in un cocktail, dati di differente sorgente ma anche di differente natura, tipicamente può essere usato nelle tecniche di intelligenza artificiale con delle reti neurali convoluzionali, oppure proprio si chiama come operazione quella di estensione della dimensione. Consideriamo il segnale frequenza cardiaca nel tempo, quindi è una dimensione, cioè scalare numero di battiti legati ad ogni secondo, e numero di passi ovviamente in modo cumulativo. Alla prima ora ho compiuto 1000 passi, alla seconda ora 2000 passi, quindi una forma lineare molto semplice. Quindi in questo caso ho un dato in forma matriciale che è bidimensionale, presupposto il tempo, quindi ho due dimensioni. Poi una terza dimensione in cui vado a inserire il numero di accessi alla pagina internet, e ovviamente forzando questa matrice. Quindi da un punto di vista numerico è possibile, il problema è poi l'interpretazione da un punto di vista di contenuto. E quindi sono, è come se avessi una matrice tridimensionale che potrei analizzare con anche tecniche di computer vision, oppure con delle tecniche di sia per camere 3D che per camere 2D. Quindi quello che sto facendo è prendere delle conoscenze, delle tecniche, dei modelli da una branca e cercare di applicare ad un'altra branca. Se io per esempio invece volessi applicare delle tecniche di analisi video oppure di analisi di immagine bidimensionale su un contenuto che è tridimensionale, semplicemente la terza dimensione la distribuirei come se fossero più fotogrammi. È come avere un video, no? Una sequenza di fotogrammi, io analizzo ciascun fotogramma. Quindi non solamente vado a mixare più dati tra di loro di differente sorgente natura, ma li ridistribuisco in modo che possono essere rappresentati in una forma che sia poi computabile da altri modelli che già conosco, dei quali sono padrone. Questo per dire cosa? Che quando si applicano tecniche di manipolazione socio-psico-politica, si utilizzano tutte queste tecniche, cioè si prendono dati fisiologici, smartwatch, tracker, fasce, quello che sia. Si prendono dati ambientali, smart home, sensorized home, sensory home, smart city.
si prendono dati anche dai mezzi che utilizziamo, la smart car, insomma, sono tutti dati profondamente diversi tra di loro, ma che hanno la stessa sorgente. Nel caso umano, quindi nel caso del mio dato biologico, digitale, il mio sistema biologico, nel caso ambientale, il sistema che io utilizzo, vengono combinati tra di loro con queste tecniche, ovviamente si ha una forzatura, quindi si ha anche un certo margine di errore, e poi vengono analizzate con le tecniche, con i modelli che già sono noti, applicandoli. Ecco, tutto questo per lo scopo, ovviamente a vari scopi, tra quello c'è anche lo scopo manipolativo. Manipolativo inteso che, conoscendo poi lo stile di vita di una persona, o che sia all'interno di un nucleo familiare o dell'intero nucleo familiare, e quindi di un quartiere, quindi di una città, dentro una regione, in un paese, sono in grado di andare a personalizzare la pubblicità, la campagna pubblicitaria, ma anche l'informazione, poi che sia di tipo reale o fittizia, quindi questo è un altro aspetto sulla veridicità dell'informazione, oppure sulla accuratezza dell'informazione, oppure su come l'informazione stessa si avvicina all'evento che è accaduto. Quindi in questo modo io sto personalizzando un sistema informativo. Questo tipo di metodologia, che è tipica nella sanità, appunto ripensando a quello che era l'esempio della prima parte di seminario di lezione, c'era quell'esempio di malattie rare, quindi data privacy legata alle malattie rare, quindi abbiamo pochissimi casi di soggetti nel mondo, e quindi dobbiamo fare un modello medico-terapeutico personalizzato solo per quella persona. Ecco, quello che viene applicato in sanità con i dati sanitari analogamente viene applicato, o può essere applicato, o è già stato applicato, per la personalizzazione della pubblicità e dell'informazione con uno scopo informativo. Cioè, io intendo direzionarti all'interno di una bolla informativa in cui chi è intorno a te è concorde, cioè è d'accordo alla tua stessa idea, ti presento sempre quelle stesse opinioni o quelle persone con opinioni simili alle tue, escludendo man mano invece quelli che hanno delle idee, delle posizioni, opinioni differenti, e in questo modo quindi rafforzo ancora di più la tua posizione, con lo scopo di ottenere un risultato, in questo caso è stato il sondaggio nel referendum per la Brexit, ma come è stato per la Brexit anche in altri eventi politici, nei sistemi in cui vengono raccolti tutti questi tipi di dati. Ecco, quindi qui il ruolo poi dell'esperto informatico, dell'esperto dei sistemi informativi, non è più limitato solamente alla al disegno e alla programmazione, ma è inserito in un contesto in cui si ha una responsabilità nel sistema informativo che viene disegnato e programmato, ma si ha una responsabilità non solamente legata all'azienda per cui si lavora o nell'istituto in cui si fa ricerca, ma per un'intera comunità. In questi casi ovviamente tra quello che è l'aspetto del programmatore o dello sviluppatore e quello che poi invece lo distribuisce, oppure proprio a livello governativo tramite una corrente, una fazione politica cerca di indirizzarlo o di impiegarlo, cioè ci sono vari step, vari gradi, però ciascuno è corresponsabile in questo processo manipolativo. Quindi la manipolazione non ha di per sé un aspetto, una natura negativa, ovviamente dipende dal contesto. Per questo ho iniziato con l'introduzione della manipolazione robotica. La manipolazione robotica è molto importante non solamente in ambito industriale, perché permette di sollevare l'uomo da gesti iterativi, quindi dannosi da un punto di vista muscoloscheletrico, ma anche perché in situazioni di rischio, per esempio in situazioni di guerra in cui ci sono dei robottini che vanno a detonare un ordigno, oppure nelle zone a rischio in cui ci sono sorgenti radioattive, si manda un robot, una macchina con le sembianze umane. Perché? Perché tutto quello che esiste diciamo, che è stato fatto artificialmente è stato fatto per essere usato dall'uomo, quindi semplicemente porte, maniglie, bulloneria e così via. La manipolazione robotica è così importante che è una delle frontiere della ricerca spaziale. Quando si va nello spazio, diciamo, che è successo? Chiedo scusa se era sconnesso, dicevo.
quando si va nello spazio ci sono delle attività tipiche che vengono condotte dall'astronauta sia all'interno della navicella, del sistema spaziale, che al di fuori della navicella. E mentre nella navicella il sistema pressurizzato, ossigenato, in cui diciamo, c'è una certa protezione dall'ambiente esterno, invece anche dalle radiazioni, invece tutte le volte in cui è necessario fuoriuscire dal sistema spaziale, l'astronauta si deve proprio indossare una tuta. La percezione è come quella di avere 5-10 cappotti uno sopra l'altro, quindi si hanno dei movimenti molto rallentati, viene meno la finezza del movimento della mano ma anche della visibilità, e soprattutto si è sottoposti a quelle che sono le radiazioni di fondo o le radiazioni spaziali, quindi anche rischioso a lungo termine per la natura, crea dei danni per l'astronauta. Allora, quello che si fa quando non è necessario, si mandano fuori per delle operazioni di manutenzione o di controllo dei robot che però ovviamente dal torace in su sembrano degli astronauti, hanno delle sembianze umane, sono dei robot antropomorfi, perché in questo modo possono compiere quelle operazioni che devono essere eseguite dall'astronauta. Ovviamente poi al torace in giù sono legate tramite un braccio meccanico a più gradi di libertà, e quindi gli permette di spostarsi e fare quel tipo di operazioni. Ecco, quindi in questo caso la manipolazione, dove c'è un uomo, un astronauta che controlla un robot, ha un aspetto positivo, perché è quello di manutenzione e salvaguardia per la missione spaziale stessa. Mi scusi, però ha perso la condivisione. Ecco, la rimetto. Eccola. Attenzione, eccola. Sì, si è sganciata la condivisione quando ho perso la connessione, ecco, ora è tornata. Quindi nelle slide che trovate qui ci sono tutti gli aspetti di manipolazione. Aspettate che ho perso anch'io un attimo. Avanti più tardi. E ovviamente anche nelle slide che trovate, proprio il titolo del libro a cui faccio riferimento è uno Springer. Eh sì, quindi vi avevo già accennato che la Springer è una delle case editrici più diciamo quotate ma anche importanti nel mondo in tutte quante le branche, e ha una collana che si chiama Ethics of Artificial Intelligence. Quindi questo tipo di riferimento è uscito quest'anno, è uscito nel 2023, quindi è proprio la frontiera attuale, e successivamente anche a queste lezioni, a questo corso, collegandovi a questo link, a questo sito della Springer, troverete gli aggiornamenti di quelle che sono le questioni aperte sull'etica dell'intelligenza artificiale. Quindi è praticamente una formazione continua, ogni volta voi potrete collegarvi da remoto e andare un po' ad annusare quali sono i problemi aperti sulle questioni etiche di intelligenza artificiale. E quindi qui adesso viene enfatizzato quello che è più nello specifico l'aspetto legato all'etica, all'etica per la manipolazione nelle elezioni, e poi anche vari casi anche celebri alla cronaca, per esempio quelli di Cambridge Analytica, in cui diciamo, viene discusso appunto l'accesso e l'utilizzo di questi dati, e poi trovate anche altri esempi, sempre sia della letteratura scientifica, ma in realtà è una riflessione della letteratura su quello che è poi il caso sociale o politico. Quello che è il problema speculativo delle bolle, quindi torniamo qui, è quello che già avevo menzionato, cioè il problema della manipolazione principalmente si fonda sulla costruzione di una bolla informativa. La bolla informativa è come se noi ci ritrovassimo, ci fosse per esempio, la domanda è questa, gli spaghetti al pomodoro sono più buoni con il formaggio, anzi con il parmigiano, oppure senza parmigiano? Questa qui quindi è puramente una percezione, perché dipende dai gusti e dall'individualità di ciascuno. E quindi a questo sondaggio, a questo referendum, bisogna dare una risposta, perché poi dopo il servizio mensa, a partire dalla risposta di questo referendum, preparerà tutti quanti i piatti con formaggio o senza formaggio, indipendentemente poi da vari anche intolleranze o altro. Allora, qual è il meccanismo? A questo sondaggio, magari per il quale io
magari non sono esperto perché semplicemente non sono abituato a mangiare spaghetti e pomodoro col formaggio, col parmigiano, allora comincio a documentarmi, ecco, vedo cucina italiana, tempi di cottura, e poi in realtà sono più meticoloso e cerco proprio gli ingredienti. Allora vado a vedere che tra gli ingredienti che costituiscono il formaggio del servizio mensa ci sono degli additivi che possono causarmi poi nel lungo tempo degli eventi oncologici, cioè dei tumori, oppure possono causarmi, possono indurmi l'intolleranza. E in questo caso quindi io comincio, la mia opinione comincia a essere influenzata, ci sono degli eventi negativi, e questo poi deve essere verificato se è vero o no, che possono quindi indurmi a scegliere uno spaghetto al pomodoro senza formaggio. Parallelamente invece un altro candidato, un altro votante, cercando, trova delle risposte in cui l'impiego del formaggio tutti i giorni allunga la vita, oppure è utile, giova al sistema gastrointestinale. Quindi già qui comincia ad esserci una biforcazione tra i due schieramenti. E insieme a me però anche altri sono alla ricerca, e quindi il sistema, il modello comincia a ravvicinare persone con opinioni simili, cioè intorno a me, ovviamente virtualmente, sia nei social network, ma anche nei forum, ma anche nelle chat, quelle aperte, cominciano a essere popolate, collezionate da persone utenti che la pensano nello stesso modo, cioè da tutte quelle persone che credono, o comunque sono indotte a credere, che gli spaghetti al pomodoro con formaggio sono più buoni, sono migliori, fanno meglio, fanno bene al corpo, rispetto a quelli invece che hanno l'idea opposta. E non si limita a questo, perché poi viene creato un dibattito, cioè c'è uno scambio di idee tra quelli che preferiscono il formaggio che viene, che ne so, dall'Alto Adige, oppure dall'estero e così via. Ciao. E quindi si crea una bolla informativa che alimenta questo tipo di opinione, e parallelamente quindi non è solamente attuativa e informativa, cioè io ti presento delle informazioni, dei dati testuali che tu sei in grado di elaborare, ma alimento questo dibattito, e questo tipo di dibattito viene alimentato in tutti i livelli, cioè non solamente a livello di internet, di chat o di testo, ma anche nei dibattiti televisivi, nei dibattiti radiofonici, sui giornali. E questo quindi è un'onda che si propaga, e quindi viene creata una convinzione, proprio si chiama nel termine gergo una trust, cioè c'è una fiducia verso quel tipo di opinione, fino a che poi, in base a come io sono stato in grado di indirizzare, alimentare questa popolazione di dati, questa popolazione di opinioni, io ottengo il risultato voluto. Ma tutto questo si basa, questo tipo di indirizzo si basa su quello che erano non solamente l'obiettivo strategico che io cerco di raggiungere, ma anche sui dati di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè dati fisiologici, dati ambientali, abitudini, operazioni, costi, acquisti, spostamenti. Questo perché? Perché cerco di finalizzare quel tipo di campagna pubblicitaria. E quindi io ho fatto un semplice esempio, quello che è molto banale di un servizio mensa che debba scegliere tra due piatti, ma cercate di immaginare una simile modellazione, un simile sistema invece quando si tratti di scelte di un intero paese, che possono essere per esempio sul tema delle intercettazioni, nei casi in cui i sistemi giuridici ne abbiano bisogno, sulla divulgazione giornalistica delle intercettazioni, oppure anche su temi di bioetica, cioè di inizio e fine vita, ovvero su quello che sono scelte di processo, ovvero di richiesta e autorizzazione per eutanasia, richiesta e autorizzazione per aborto, richiesta e autorizzazione per altri, diciamo, aspetti che ci riguardano direttamente, ma che sono decisi non solamente in base alla nostra scelta, alla nostra volontà, o comunque a noi, come noi esprimiamo la libertà, ma anche all'interno di un sistema politico in cui è richiesta un'opinione, in cui si pone un referendum. Quindi, ecco, abituatevi a questo tipo di approccio, sapendo che c'è a priori, nei sistemi informativi che utilizziamo, è possibile che siano applicati
tali tipi di manipolazioni. Quindi questo invece è un tipo di manipolazione non robotica, ma sociopolitica e psicologica, che ha una finalità ben definita. Poi proseguendo oltre, quindi quello che trovate, ancora domande, questioni aperte sulla aspetti responsabili, ovvero etici, di quello che è la manipolazione, e tutti gli esempi riportati, quindi anche qui nella letteratura. Ovviamente questi riferimenti io ve ne racconto alcuni a titolo esemplificativo e lascio a voi libertà di approfondimento nei modi e nei tempi che voi volete dedicare, perché sono secondo me degli aspetti importanti, perché finché diciamo un professionista non si assume la responsabilità del proprio operato, diciamo non ha raggiunto ancora, non ha fatto ancora quel salto di libertà professionale, perché finché noi come sviluppatori o disegnatori, programmatori, deleghiamo la nostra responsabilità del nostro prodotto, quindi dell'algoritmo modello, a chi ce lo ha commissionato, ecco, non siamo poi responsabili di tale prodotto, non siamo neanche nemmeno liberi di poter intervenire su tale prodotto. Nel momento in cui invece noi ne siamo coscienti, ne abbiamo la responsabilità e quindi siamo in grado anche di intervenire, di suggerire o di proporre anche dei modelli alternativi che possono raggiungere la stessa finalità o lo stesso obiettivo. Ecco, quindi facendo questa operazione responsabile nella professione. E quindi quello che trovate qui sono ancora altri esempi di risposte alla manipolazione socio-psico-governativa e in ultimo le parole chiave che sono un po' quelle che richiamano l'intero problema aperto. E aspettate, ho perso i riferimenti, quindi qui sono tutti quanti i riferimenti, ve li zoomo tanto poi dopo cliccando col link sono accessibili. Ecco, uno dei problemi della letteratura scientifica che, essendo prodotta, ovvero stampata anche digitalmente dalle case editrici, per permettere, ovvero per autorizzare l'accesso a tali articoli, chiedono una fee, cioè un pagamento. E tipicamente per gli studenti universitari l'accesso a tali articoli, se li trovati su motori come Google Scholar, è possibile che ci siano delle versioni gratuite, cioè accessibili, che sono state scaricate. Oppure potreste crearvi un account, si chiama la piattaforma ResearchGate, portale di ricerca o porta di ricerca, quindi con un account gratuito, e anche lì potreste trovare degli articoli gratuiti, in quanto gli autori semplicemente condividono liberamente degli articoli. Oppure su altre piattaforme di tipo Scopus, come il Sevier o Web of Science, anche accreditandovi, cioè facendovi un account, alcuni articoli potrebbero essere accessibili oppure altri no. Quindi qualora non siano accessibili, fate sempre riferimento al vostro ateneo di provenienza, in questo caso Politecnico di Milano, per chiedere le credenziali. Ovviamente tutti gli atenei italiani tipicamente hanno un accordo tra la casa editrice o che passa attraverso la piattaforma per l'accesso ai dati, quindi tramite tali credenziali potete accedere al dato e quindi approfondire la tematica emergente. Questo per chi si occuperà di sistemi informativi, di informatica nel settore salute, chi nel settore sport, chi nel settore banca e finanza, chi proprio invece per i sistemi governativi, di public governance. E quindi poi troviamo in ultimo altri aspetti ovviamente di diritto alla vita, diritto alla libertà o sicurezza delle persone, ma sono aspetti legati appunto, vi ho fatto un breve cenno, che è quello della bioetica, in cui si possono direzionare nelle campagne informative verso una scelta oppure no, e anche quando si fanno dei modelli di intelligenza artificiale, tipicamente ancora si utilizzano delle analisi spettrali. Pensiamo all'esempio di soggetti, di persone che cerebralmente vengono dichiarate morte, ovvero sono delle persone che hanno avuto un trauma al punto che per proseguire dal punto di vista biologico e fisiologico le loro funzioni fisiologiche sono assistite da delle macchine, da dei respiratori artificiali o anche da sistemi per endovena che iniettano poi le soluzioni fisiologiche per nutrire il corpo,
Parallelamente, però, da un punto di vista di encefalo, quindi da un punto di vista normativo, viene riconosciuta la persona da un punto di vista vivente se viene detettato, cioè se viene registrato, misurato, riconosciuto un segnale di elettroencefalografia, un EEG. Ci sono varie modalità con cui fare questo tipo di procedura, devono essere presenti degli specialisti, insomma c'è un protocollo. Però per le persone che si trovano in tali condizioni, quindi sono assistite medicalmente e con macchinari e per i quali non viene riconosciuto un segnale elettroencefalografico legato ad uno stato di salute, quindi vivente, vengono dichiarate cerebralmente morte. Ecco, ora questo tipo di approccio è un tipo di approccio che è fortemente legato alla tecnologia d'oggi. Cioè, noi oggi per fare questo tipo di valutazione, per dire che una persona è cerebralmente viva o morta, oltre ad altri esami, test che vengono fatti anche da degli specialisti, però utilizziamo delle tecnologie. Ma le tecnologie sono legate al tempo storico in cui ci troviamo. Se noi pensiamo a questo sistema di comunicazione, videochiamata basata su Zoom con PC, 50 anni fa sarebbe stato impensabile. Non esisteva Zoom, non esistevano portatili, non erano così portatili, ma erano dei macchinoni, e soprattutto non c'era tutta questa fedeltà nella riproduzione del video e della voce. Però quello che era un problema di 50 anni fa oggi è superato ed è la nostra quotidianità. Quindi i limiti tecnologici che noi abbiamo oggi nei problemi di bioetica, di diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza delle persone sono fortemente legati alle tecnologie e alle tecniche a cui siamo giunti, ma non è detto che siano superati, cioè non è detto che tra altri 50 anni noi avremo a disposizione altri strumenti di indagine per lo stato di salute dell'essere umano in cui, pur osservando uno stato elettroencefalografico eventualmente nullo, da un punto di vista di vita, morte cerebrale, in realtà quella persona è ancora viva. Quindi negli anni, diciamo, abbiamo riconosciuto come persone cerebralmente morte persone che invece non lo erano. Quindi è un tipo di responsabilità che noi ci assumiamo e che è legata alla macchina d'oggi. Ma come la macchina fisica che fa la misura, esiste, sta emergendo il modello, cioè l'algoritmo che, elaborando quel tipo di informazione, quindi prefiltrandola, rappresentandola, visualizzandola, e quindi anche all'intelligenza artificiale che a mano prenderà passo. Quindi tutti questi problemi che oggi noi riconosciamo come esatti, in cui noi deleghiamo alla macchina di intelligenza artificiale come un totem, come se fosse una verità assoluta, in realtà dobbiamo essere consapevoli che la risposta che la macchina di intelligenza artificiale ci dà oggi, anche su problemi di salute, anche su problemi di fine vita o di riconoscimento della vita, sono legati alla nostra conoscenza di oggi e alla tecnologia di oggi, che quindi potrebbe essere superata. Ecco, e con questo quindi ci dirigiamo verso la fine, allo scorrimento delle slide, così poi lasciamo gli ultimi minuti alle domande aperte. E quindi in grigio trovate proprio quello che è l'esempio stringato, poi invece nel testo l'esempio che è più commentato. E ecco, appunto, le vulnerabilità nella sicurezza nelle case intelligenti, quindi come possono essere utilizzate per promuovere una campagna informativa, in realtà possono essere utilizzate anche per dei crimini, cioè rubare dei dati. Per esempio, se io voglio sapere, volessi fare un furto all'interno di un'abitazione per appropriarmi non tanto dei prodotti, di quello che si trovano là dentro come oggetti di lusso, ma semplicemente perché mi interessano dei dati che sono contenuti in quell'abitazione. Potrebbe essere anche concorrenza industriale o altri tipi di dati. Semplicemente io, conoscendo le abitudini di quando viene abitata quella casa, io posso sapere quando ho una maggiore probabilità di accesso. E questo perché? Perché semplicemente mi basta connettermi, sniffare, proprio per termine tecnico, i dati di quella casa, di quando viene utilizzata, e quindi programmare una vulnerabilità, quindi amplificare la vulnerabilità di un sistema di sicurezza. E questi sono altri esempi invece in cui voglio commettere un crimine in ambito sanitario, quindi alterando, manipolando i dati diagnostici, perché voglio indurre una diagnosi piuttosto che un'altra, oppure voglio indurre una terapia piuttosto che un'altra. E quindi poi quelle che sono le ultime questioni aperte, quindi qui andiamo verso la conclusione su quelli che sono aspetti di responsabilità e accountability.
legati ai dati e alla privacy, questi veramente nei casi in cui vogliate approfondire, sono una miriade di esempi, parole chiave e gli ultimi riferimenti. L'altra volta non l'ho proiettata, questi qui sono i miei riferimenti, qualora voi abbiate bisogno di chiarimenti sulle lezioni o sui seminari, quindi sono le mie referenze, o la mail Roma 5 o la mail Roma 2 o alla mail Tecnoscience, quindi trovate tutti gli altri aspetti e concludo.